La leishmaniosi canina è una malattia infettiva che può colpire i nostri amici a quattro zampe. È causata da un parassita che utilizza un flebotomo come mezzo di trasmissione da un animale all'altro. I flebotomi sono questi piccoli insetti dalle ali pelose che abitano climi caldi e tropicali. Tuttavia, il forte impatto dei cambiamenti climatici negli ultimi anni sta cambiando drasticamente comunque la loro distribuzione geografica. La trasmissione avviene quando il flebotomo infetto va a pungere il nostro cane. La leishmania a questo punto potrà entrare nella circolazione e il sistema immunitario dell'animale risponderà in due modi. Può attuare una risposta immunitaria efficace e protettiva contro il parassita o attuare una risposta non protettiva e non efficace, ma soprattutto una risposta che può essere anche dannosa per l'organismo. A tal proposito, distinguiamo animali esposti o animali infetti e malati. Gli animali esposti sono tutti quegli animali che entrano in contatto con la leishmania, nei quali però l'organismo attua delle risposte adeguate, mirate ed efficaci, e soprattutto protettive contro la leishmania. Questi animali potranno avere degli anticorpi contro il parassita, ma non deve destare alcun tipo di preoccupazione, poiché la risposta comunque è stata efficace. I pazienti infetti e malati, al contrario, sviluppano delle risposte non protettive, si possono sviluppare quelli che sono i segni clinici e le alterazioni legate alla malattia da leishmania. Sono innumerevoli i segni clinici legati alla leishmaniosi, possono manifestarsi singolarmente o in associazione tra loro, e non sempre è così semplice correlarli alla malattia. E vista la variabilità con cui ogni animale può presentarsi, vi consiglio di non affidarvi ad internet, ma comunque rivolgervi al vostro veterinario al fine poi di impostare un iter diagnostico adeguato ed un'eventuale terapia. Il nostro cane potrà manifestare uno scarso stato di nutrizione, potrà avere un aumento del volume dei linfonodi, potrà avere febbre, in alcuni animali ci possono essere delle zoppie, alcuni animali hanno addirittura dei sanguinamenti dal naso, potremmo avere anche segni clinici cutanei come dermatite sfoliative a carico del padiglione auricolare, del muso, del tronco, a carico dei punti di appoggio. E alcuni pazienti potranno manifestare dei sintomi oculari, in alcuni casi anche dei danni renali possono riscontrarsi in corso di questa infezione. Vista la diversità con cui ogni paziente può presentarsi in visita, è importantissimo eseguire insieme al proprio veterinario un iter diagnostico adeguato al fine poi di avere un quadro complessivo delle condizioni del nostro paziente, per poi instaurare una terapia adeguata e mirata. Uno degli aspetti fondamentali della leishmaniosi è la possibilità di eseguire una diagnosi precoce e impostare una terapia adeguata. Infatti, in questi casi, in molti animali, riusciamo a far rientrare i sintomi e comunque mandare, nei casi diciamo più fortunati, anche in remissione la malattia, garantendo un'ottima qualità di vita al nostro animale, poiché purtroppo da questa malattia solitamente non siamo diciamo una guarigione completa, ma è possibile diciamo curarla e prevenire eventuali recidive. Naturalmente in questi animali bisognerà eseguire degli esami di controllo mensilmente all'inizio, ma poi comunque tenerli monitorati per tutto l'arco della vita. Nei casi in cui la diagnosi non viene fatta precocemente, la terapia sicuramente potrà avere un effetto minore. Ci sono pazienti anche in età giovane nei quali la malattia ha un esordio molto grave e anche una diagnosi precoce e un trattamento repentino non sempre sono efficaci. Quando si parla di leishmaniosi non si può non parlare di prevenzione. Fino a 10-15 anni fa questa malattia era considerata tipica, diciamo, dei cani che viaggiavano al sud o centro-sud. Ad oggi invece si è visto che la malattia ormai è endemica in tutto il Mediterraneo e numerosi studi hanno comunque evidenziato come ci siano dei focolai anche al nord Italia. È fondamentale intervenire sui vettori. Il periodo di trasmissione della malattia può variare da regione a regione. Questo è legato allo stretto rapporto che c'è tra l'attività dei vettori con le temperature. Però nel centro-centro-sud, diciamo, il periodo della trasmissione va da metà marzo fino a novembre. È importante invece sapere che il periodo in cui si ha la massima possibilità di infezione è proprio il periodo di ottobre e novembre, poiché il numero dei flebotomi infetti è il numero maggiore, poiché hanno avuto la possibilità di eseguire più paste di sangue sui vari cani durante l'arco dell'estate. La prevenzione contro i flebotomi viene fatta principalmente attraverso l'applicazione di fiale, i cosiddetti spot on, oppure attraverso l'applicazione dei collari. Attualmente in commercio i prodotti sono formulati a base di molecole
che hanno un'azione sia insetticida che repellente, quindi che cercano un po' di impedire quello che è anche la puntura del flebotomo. È fondamentale dire che nessun antiparassero per bocca copre contro la puntura dei flebotomi. Un'ulteriore azione preventiva contro la leishmaniosi può essere la vaccinazione. Questo vaccino aiuta il sistema immunitario a rispondere in maniera più adeguata contro la leishmania, ed è importante sapere però che questo vaccino non copre al 100%, quindi ad oggi la migliore prevenzione contro l'infezione da leishmania, e quindi la malattia, è proprio l'applicazione di Spoton e collari antiparassitari.